Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, sono qui in bagno perché vorrei farmi la tinta. Quindi, mettiamo un asciugamano per sicurezza. Non tolgo la maglia perché ho un po' di freddo. Quindi la facciamo insieme, scusate il singhiozzo. Oh, mamma mia. Se riesco, perché in realtà con questo mi dà un po' fastidio. Non so se riesco, sì. La facciamo così presto, cioè alle 2:30, perché poi devo fare altre cose, quindi non ho voglia di perdere tempo. Poi devo andare via, sono in ansia di non riuscire a farla, eccetera. La tinta è quella che vi ho fatto vedere nell'altro vlog. Allora, io non uso questo, ma metto tutto dentro a questa ciotolina e col pennello. E poi vado a sistemarla un po' dappertutto. Mettiamo un po' di crema qua nei contorni. Ok, ho messo un po' di crema, come potete vedere. Non mi ricordo perché la crema. Però. Allora, vado a mettere a svuotare tutto questo qua. Aspettate che abbasso, così magari vedete cosa sto facendo. Ok. Vado a mettere tutto qua dentro. Tanto avendo tagliato i capelli non dovrei avere problemi a... Dovrei riuscire a farla tutta. Speriamo. Se no, poi qua la crema colorata. Ce la possiamo fare. Mischiamo bene tutto. Allora, appoggiamola qua. Io vado, parto sempre a fare il contorno qui così e poi vado a fare tutte le linee. Quindi. A me non mi interessa se mi sporco perché in realtà mi dà fastidio quando i capelli non vengono ben presi. E quindi succede magari che si vede poi il castano, no? E non mi piace. Quindi anche se mi sporco, che vado a sporcarmi la pelle, pazienza. Non è un dramma. Thank you.
siccome ho fatto veramente tanto macello, togliamo un po' di... Con un batoffolino di cotone vado a togliere un po' di rosso dove non c'entra niente. Ok ragazze, tinta fatta, speriamo che venga bene perché l'ho fatta un po' veloce, un po'... non dico la parola, e ma, in teoria la faccio sempre così, quindi non dovrebbero esserci problemi, casomai la rifaccio poi, non succede niente. Ops. Dicevo, casomai la rifaccio, non succede nulla. Dopo andiamo a togliere le decorazioni insieme, eh? Quindi ci vediamo dopo. Allora, tinta fatta ed è riuscita per fortuna. Non so se si capisce, sì. Tutto a posto. Allora, adesso dobbiamo togliere le decorazioni. Sei pronto? No, non ci serve, te l'ho spiegato, ci E serve non si può la... andare adesso a comprare, sono le No, 4, la amore. carta, cosa troviamo? Per impacchettare la roba si rompe, se no, Non se no abbiamo la finisce carta così. da qualche parte. Ma che carta abbiamo? Non lo so. Allora, siccome non abbiamo niente dove mettere le cose, le statuine, dobbiamo andare a prendere, ma adesso non è il caso perché sono già le 4. Faccio che prepararmi cena per stasera, sempre del libro di Elephant Veg, perché ve l'ho detto, ho trovato delle cose che mi piacciono e vorrei farle. Lo sto guardando, ok. E intanto volevo anche dirvi che alla fine, invece di leggere quei tre libri là che mi ha dato mia suocera, leggo prima un altro che mi ha dato sempre lei. C'è la Migiolina fuori, che è questo qua, bello spesso. Per chi ha visto o ha letto i libri, li ho letti tutti e tre, di 50 sfumature, praticamente. Questo qua è quello visto da lui, quindi cosa ne pensa lui di tutto quello che succede, eccetera, la visione maschile. No! Amore! No, cosa ci vuoi dire? Io ho i suoi capelli un po' bagnati in fondo. Falla entrare. E quindi inizierò proprio da questo, perché avendo letto gli altri sono proprio curiosa di vedere come percepisce lui determinate cose, non tanto il rapporto comunque sessuale, eccetera, ma cosa pensa lui di determinate cose. Quindi stasera iniziamo Mr. Grey. Poi adesso vorrei fare in realtà una ricetta con il tempeh, visto che ho preso il tempeh, devo solo trovarlo. Qua si schioppa dal caldo, perché sotto fa veramente caldo. Allora, vediamo un attimino. Ce n'erano due tempeh, dove sono finiti? Ah, forse sono prima. Allora, c'è il tempeh alla curcuma in crema. Che c'è, vabbè, il tempeh, cipolla, bevanda vegetale non zuccherata, spinaci, un cucchiaio di farina di riso, cucchiaio di curcuma, paprika, erbe di Provenza. O se no, c'è il tempeh, aspettate che devo trovarlo, con verdure in agrodolce. Ci mette 20 minuti. Ci vuole tempeh, peperone, zucchina, cipolla, dei pomodorini che ho visto che ci sono,
due cucchiai di olive taggiasche, ma a me non mi piacciono le olive, quindi non ne metterò. 4 cucchiai di aceto, un cucchiaio di salsa di soia e erbe aromatiche. Credo che mi farò questo perché mi stuzzica un pochettino. Quindi, se non ci vuole tanto, quindi boh. Però la cosa che non capisco è, qua non lo mette a bollire il tempè, lo fa direttamente cuocere lì. Molto probabilmente perché qua lo lasciano proprio al naturale naturale. Adesso vediamo come lo fanno. Ma buonasera, non so se di buongiorno, buon pomeriggio. Buonasera Migiulina, topona. Mi sa che sta andando in calore. Comunque Manuel vuole fare una cosa. Vuole fargli fare una cucciolata e poi sterilizzarla. Quindi potrebbe essere che prossimamente su questi schermi ci sarà una Migiulina con dei Migiulini piccoli. Cerchiamo già persone che vogliono dei migliori. Cosa ne pensate? Se siete, se siete di Torino, Asti, eccetera, o siete anche di Milano, non lo so, però vi va di spostarvi fino a qua e volete un gatto, se mai avrà dei cucciolini, ce lo dite e noi vi teniamo un cucciolo. Credo che però se faccia dei cuccioli, il problema è che poi almeno uno non lo vuoi tenere? Non lo so. Certo, non lo so. No, non lo so. Perché se viene orribile come lei, non lo so. Parla lui che tra tutti quanti è lui che ha voluto più farli entrare perché gli dispiaceva, fuori al freddo. Io sì, ero un po' dispiaciuta per loro, però non è che posso prendere altri animali. Quindi secondo me ci sarà poi un gatto in più, mi sa. Non lo so. Ora dobbiamo comprare una lavatessuti. Una lavatessuti? Ma non voglio comprare un sacco di elettrodomestici, di... No, la lavatessuti, devo lavare i tessuti della macchina, fanno schifo. Sono incrociati da fare schifo. Dovremmo comprare la lavapavimenti. E niente ragazzi, adesso andiamo a fare di là insieme il tempè, vediamo un attimino com'è. E cerchiamo di capire un attimino il tempè. Bye.
Buongiorno, allora siamo qualche giorno dopo che avete visto le ultime clip, che se non erro sono quelle dove preparo cena, perché ieri non siamo riusciti a fare niente, cioè a farvi vedere niente perché siamo stati da mia suocera, quindi non avete visto un granché. Oggi invece andiamo da mamma e papà, giù a Torino, che è un po' che non li vediamo, quindi andiamo in giù, andiamo a mangiare giù e ci farà la pasta al forno e quindi vi portiamo con noi, vi faccio vedere qualcosina a casa di mamma, che comunque sapete che lì possiamo riprendere, quindi è più facile. E poi stasera, quando arriviamo a casa, toglieremo tutti gli addobbi, perché se continuiamo a rimandare qua Ce li abbiamo fino a domenica. esatto. E vorrei rimettere le piante in sala con delle pietroline. Magari andiamo a vedere dei cinesi dalle vicino alle parti di mamma, se ci sono le pietroline. No, non c'ho i sacchetti lì. Vediamo un attimino, così almeno posso mettere le piante Tanto in casa è sala. pulita. Sì. Ma più che altro voglio mettere le piante in sala, quelle che riusciamo, perché Quelle che riusciamo, non piccate tutti, non possiamo mettere. Le altre se le mangiano. bisognerebbe trovare un ripiano, mannaggia. Adesso vedremo poi pian pianino. Mi piacerebbe rimettere la pianta o le piante quelle che erano, perché comunque in cucina poi si formano sti moscerini neri e non mi Si piace. formerebbero in sala. Sì, ma in sala è molto meglio che in cucina, che c'è il cibo. Ah, beh, sì, però neanche in sala Ma sarebbero comunque massimi. poi adesso vediamo un attimino, perché ho visto il video di Luca di Una vita semplice, dove dava un attimino delle spiegazioni per far sì che questi moscerini non ci fossero più. Quindi adesso vediamo di sistemare un pochettino la situazione piante, che mi dispiace, una è morta completamente perché qualcuno ci ha fatto la pipì dentro Ti e ricordo non che ce lo l'ha monto fatta. sempre io questo video. E vabbè, lo monto io stasera. Manuel mi dice di tagliare corto perché deve montare lui. Quindi, ragazzi, se non parlo più nei video, No, non prendetevela devi, con non è Manuel. che non devi parlare, è che tu quando attacchi una volta non parlavi, adesso non la smetti più. Parli Non vuole che parlo. tantissimo. Comunque, poi ci saranno delle novità che vi spiegheremo nei prossimi video. E niente, ci vediamo poi a casa di mamma, se no Manuel mi ammazza. Ma chi? Allora, ecco qua papà con gli occhiali. Ciao ciao papà! Visto così Sì, l'avevo preso. e adesso c'è anche mamma, ma mamma sapete che non Mamma posso non vuole, farla mamma. vedere. Anche se si fa la tinta potrebbe farsi No, no, vedere. mamma non vuole. Niente, ciao papà! Ciao. Cosa devo Ma ha detto che dire? quello Non là lo so. dall'eucalipto non si sente. Ah, questo è il regalo che abbiamo fatto a mamma e papà a Natale. Il Un vino. plumbino che cambia colore con queste due. Eucalipto. E agrumi. Eucalipto, Nadia, non... Allora, siamo arrivati a casa e volevo farvi vedere cosa abbiamo preso da Ikea, perché siamo andati a Ikea perché mentre eravamo su, la mamma di Manuel ci ha detto di andare a prendere una cosa, e quindi sappiamo tutti quanti che quando entri all'Ikea per prendere una cosa esci con altre cose. Quindi quella cosa che abbiamo preso per lei non è qua perché gliel'abbiamo già portata, quindi non posso farvelo vedere. Era uno di quei tappetoni per i bambini con tutte le strade carine, no? Per farli giocare per terra. Invece per noi abbiamo preso questi sassolini qua da mettere dentro la pianta, che molte di voi ce l'hanno consigliato, ed erano in offerta, quindi abbiamo preso questi. E poi abbiamo preso 4 cuscini 40x40 da mettere sul divano, perché quelli che abbiamo sono quelli che erano già del divano, solo che sono rettangolari, ma noi non abbiamo foder rettangolari, quindi li avevo piegati e li avevo messi come se fossero un 40x40. Poi siamo andati dai cinesi perché mia mamma doveva prendere i coltelli. Adesso non so neanche se li ha presi. Sì. Li ha presi, coltelli e forchette. E quindi anche lì, ovviamente, se vai in qualche posto poi compri. Allora, abbiamo preso
la spatola, che questa qua si usa per fare il pane, per tagliare pizza. Sì, pane, pizza, per tagliare, eccetera. E spatola per l'impasto. Volevo prenderla perché comunque adesso dobbiamo metterci lì, pensare bene cosa vogliamo fare e farlo, perché voglio fare il pane, quindi questa sarà molto utile. Le due pagnotte che hai fatto una volta. Quali? Quelle piccoline, buff. Vabbè, poi me lo spieghi. Un arbre magique. Oh, ecco lui. E poi Manuel ha preso anche questo coso per fare il ghiaccio, che semplicemente c'è anche la copertura, così non si sversa nel freezer. E poi abbiamo preso altre due cose che ve lo faccio vedere. Aspettate che ci spostiamo. Mi abbasso a questa altezza così vedete. Allora, abbiamo preso un bidoncino per l'umido, perché quello che avevamo si è rotto e quindi andavamo avanti solo con i sacchetti. Però è veramente brutto da vedere. Brutto e puzza. Quindi abbiamo preso un bidoncino così normale con il piedino che si apre. Boh. Invece per quanto riguarda carta plastica e indifferenziato, che poi indifferenziato non è che ne facciamo molto sotto. Sì, però comunque abbiamo preso questi tre bidoncini che sono attaccati tra di loro, non so se si vede, sì, sono attaccati e hanno questi tre coperti, quindi non lo so, mettiamo plastica, indifferenziato e carta. Io direi giallo carta, perché sicuramente c'è già il giallo, adesso io posso vedere, giallo fuori della carta, questo sarebbe un giallo, plastica e indifferenziato. E dentro c'era questo qua del, con scritto alluminio, food, etichette. Ma glass, non so se si mettono paper, qua. E plastica. Sono rotonde? Sì. Sì, si mettono qua. E quindi non vuoi mettere queste? Io volevo farle prove. Sì. No. Plastica qual è? Allora, plastica... Ah, iniziamo con carta, che sono sicura che è carta. Che giallo. Mettilo dritto, che si vede già. Sì. Quindi carta. Però qua non c'è tutto bene. Poi, qua bisogna mettiamo plastica. 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 Però plastica e alluminio alla fine. Però mettiamo solo plastica, perché... Quelli hanno fame. Non so, adesso andiamo da mangiare. Anche questo no, mi e qua è indifferenziato, però indifferenziato qua non c'è. Due minuti, amore, due minuti. Non c'è il bollino, quindi boh. Faremo che non c'è indifferenziato. Mi spiace. Indifferenziato, metti. No, non metti niente, questo. Metti questo. No, le scatolette, scatolette sporche, queste cose qua. Fa di indifferenziato. No, le scatolette vanno con la plastica, alluminio. Indifferenziato. Vabbè, visto che qua abbiamo. No, cioè, una... cosa fai? Non metti niente? No, cosa mettiamo? Metti un poi. Simbolo qualsiasi. Ma no, mettiamo qua. Mettiamo il food, lo mettiamo qua, visto che ce l'abbiamo. Sopra. Mettiamo sopra il coso del food. Dammi il piccolo. Così anche nei video, quando io sarò da questa parte, non vedrete più le borse buttate in giro, ma vedrete questo che è un po' più carino. Giusto un po'. Poi abbiamo preso, vabbè, le crocchie per gli animali. E mia mamma per me ha preso, aspettate. No, fammi mettere un'etichetta qualsiasi qua. Ma non puoi mettere un'etichetta sì, qualsiasi? Sì, metto questa qua delle lattine. Ma non ha senso! Ma non puoi aspettare che poi la facciamo con il coso. Ma quello è vetro! Perché non hanno pensato una cosa? Ma non lo so, cioè, però è bruttino fare, mettere le cose che non c'entra niente. Vabbè. Invece mia mamma mi ha regalato dai cinesi, lei ce l'ha uguale, questo qua da mettere davanti il forno. Copri forno. Perché sapete che è un po' bruttino il mio forno, perché sono un po' di anni che lo usiamo. Non ho mai trovato un prodotto che sgrassasse bene, quindi fuori di stare lì è macchiato e non mi piace. Allora, abbiamo preso questo.
niente ragazze, noi in teoria dovevamo, ragazze e ragazzi, togliere le decorazioni e pulire il camino e per 2 giorni di seguito non siamo riusciti a farlo. Perché abbiamo fatto altro. Quindi domani ci sarà un altro vlog e toglieremo le decorazioni e puliremo il camino insieme, perché sennò non va bene. E niente, io vi saluto qua, grazie mille per aver guardato questo video. Vi mando un grosso bacione. Non vado avanti col video perché già è bello lungo, poi dobbiamo iniziare comunque a a montarlo, e siccome non vogliamo ridurci all'ultimo, preferiamo farlo stasera. E niente, se non sei iscritto mi raccomando iscriviti, mettete mi piace, commentate e attivate la campanellina su tutte. Non mi veniva in mente l'ultima cosa. E noi vi mandiamo un grosso grosso bacione, un abbraccio enorme e ciao ciao!